Radio Forcella, buonasera a tutti dal vostro Gianfranco. E cominciamo subito con le nostre notizie, trasmesse dalla radio più bella del momento, sempre qui, Radio Forcella. E cominciamo il nostro giornale parlando di una protesta a Peschiera del Garda, dove i cittadini sono scesi in piazza per protestare difendendo la loro terra, naturalmente. Sentiamo. Destra che manifesta in piazza. Se non è finito di poter reagire a quelle dire, queste ragazze hanno il coraggio di dire quello che le è capitato. Ancora una volta, vocalizzare e non cercare di far capire che i problemi sono dati da ragazzi. La mano alla parte. Questo è il loro finale per dire la solidarietà. E nessuno ce l'ha regalata la solidarietà. E queste zone sono piene del sangue dei nostri avi che hanno combattuto, lottato e sono morti. Verrà, lo Iussoli ci vedrà in barricata a Peschiera, domani a Verona, poi a Milano, poi a Roma e da vicino a paese, perché il passo successivo è quando peccato solamente che questo governo mandato dai Rothschild e Rockefeller stanno distruggendo il nostro paese, perciò purtroppo tutte le vostre proteste che fate non serviranno a nulla, perché tanto Draghi se ne sbatta di una benemerita cippa. Appunto, le televisioni sono la causa di tutto. Sì, diciamo che il disastro è successo il 2 giugno a Peschiera, purtroppo, orde di barbari che sono venuti a fare danni, sono venuti a Peschiera con l'intento di delinquere. Questa è una manifestazione che, a prescindere dall'ideologia politica che non conosco e quindi me ne dissocio, è una manifestazione di ragazzi, di persone che sono venuti a portare solidarietà a un paese che è stato ferito, gravemente ferito da questo evento del 2 giugno. A Peschiera è un caso, ma ripeto, ce ne sono stati in questi anni diversi, e non solo a Peschiera, ma un po' in tutta Italia, soprattutto nelle grandi metropoli, il problema delle baby gang, insomma, ci sono vari problemi che si porta dentro, l'immigrazione incontrollata e ormai ingestibile, per cui la motivazione che principale sicuramente è quello che è accaduto il 2 giugno, ma in generale la protesta è sull'immigrazione e sulle politiche migratorie fallimentari da 20 anni a questa parte di governi, diciamo, che hanno strizzato l'occhiolino a questa, diciamo, vera e propria invasione, per cui siamo qui per dire basta. Il problema è che purtroppo la Lamorgese, finché sarà a capo del ministro degli interni, purtroppo lei con la sua complicità di Soros continueranno a portare queste gentaglie in Italia, quindi purtroppo, ahimè, la Lamorgese sarà messa lì dai poteri forti solo per colpire il cittadino italiano e soprattutto difendere i nipoti di Soros. Infatti, ecco qui quello che sto leggendo, una lista che purtroppo è scoppiata il 2 giugno sulle sponde del Garda tra Peschiera e Castelnuovo, alla quale sono seguite le molestie sul treno da danni di alcune ragazze che tornavano da Gardaland. Interviste Gaudin Oriette Maria, sindaco di Peschiera del Garda, Emanuele Tessura, presidente del Movimento Identitario Fortezza Europa. Però purtroppo il discorso, cari amici di Peschiera del Garda, purtroppo la Lamorgese, e io mi prendo qualsiasi responsabilità, la Lamorgese dovrebbe essere arrestata e mandata in galera, punto. Perché questa donna, questa mafiosa massona, purtroppo protegge i criminali, quindi protegge i criminali e punisce a noi che noi combattiamo i criminali. Perciò, se non si fa una bella ripulitina nelle istituzioni, purtroppo queste bestie continueranno non solo a delinquere, ma ad agire indisturbati contro di noi e soprattutto punire la gente onesta che combatte contro la mafia da circa 30 anni, punto. Grazie.
appunto la Lamorcese merita di essere arrestata e scontare l'ergastolo a vita, anzi chiudere in galera lei e tutta la sua famiglia, buttare via le chiavi e non farla uscire più dal carcere. È condannata per crimini che sta facendo, favoreggiamento all'introduzione clandestina dei nipoti di Soros, naturalmente per via degli algoritmi devo sempre cambiare nome, lo sapete già, per via delle censure. E soprattutto la Lamorgese protegge i mafiosi massoni, quindi la Lamorgese dovrebbe essere condannata all'ergastolo a vita in un carcere di massima sicurezza, dove dovrà scontare per il resto della sua vita tutti i suoi crimini che sta commettendo quella donna. Quando io dicevo che la destra e la sinistra sono dalla stessa parte, l'ho detto centinaio di volte, e infatti naturalmente lo dimostra quello che dice la cara Meloncina. Guardate ragazzi, che non dico balle, lo dice pure Repubblica, quindi fidatevi un po', pensate un po'. Giorgia Meloni, la metamorfosi da sovranista a socia dell'Aspen Institute, ok? 26 marzo 2016. Quando un anno fa il suo nome è spuntato nella lista dei soci dell'Aspen Institute, uno fra i tempi dei cosiddetti poteri, pochi si sono stupiti. Ora guardiamo chi c'è all'Aspen Institute. Comitato esecutivo, ok? Giuliana Amato, questa sta insieme a Giuliana Amato, Luci Annunziata, Sergio Berlinguer, ok? Tutte fanno parte del branco dei pidioti. Ok, poi ne volete leggere ancora? Sabino Cassese, quello che va tutti i giorni in televisione, no? Poi chi c'è? Franco Frattini, destra, un po' di sinistra, un po' di destra, no? Poteri fuori, Gianni Letta. Ok, Emma Marcegaglia, destra, sinistra, non cambia proprio, no? Paolo Mieli, oh, Prodi, Romano Prodi, Profumo, Scogliamiglio, e chi più ne ha più ne metta, Tremonti, Sardi. Mamma mia, Bene, siamo messi proprio bene, vede, vedo proprio bene, buona in compagnia, e dice che non vuol stare con quelli del PD. No. Cioè, stiamo parlando di Prodi, e questa fa parte di quel gruppo lì, chi vuol capire capisca. E infatti, ragazzi, non dimenticate che la cara Giorgia Meloni, detto la Meloncina, è la cocca preferita dei Rothschild, quindi... Ma che parliamo a fare? Ah, ridicolo, anche i napoletani che odiano Salvini. Ma che odiano a fare Salvini se Salvini è un comunista? Per favore, ragazzi. È inutile che lo odiate a Salvini, perciò è un comunista come voi, come tutti quanti voi che difendete i mafiosi che stanno governando questo paese. Perciò basta fare i moralisti di questa cippa di sigarette, per favore. E purtroppo lo spruzzo delle scie chimiche, ahimè, non accenna a smettere. Infatti, caro Dragucci, ogni giorno avverte i suoi amichetti di spruzzare più schifezze possibili dai cieli, quindi... E ne parla il nostro caro Alessio di Il Tempio di Ares. Sentite quello che dice. No, veramente non dice proprio nulla, ma riprende solamente l'immagine dell'aereo che spruzza schifezze, quindi se volete vedere proprio il video... Sì, sta parlando. Sentiamo che ha detto. Comunque, ragazzi, andate nel canale Il Tempo di Ares, e il caro Alessio ha ripreso, ahimè, un'immagine molto brutta degli aerei che spruzzano schifezze dal cielo. La stessa cosa sta succedendo in tutta Italia, perciò, ma che ve lo dico a fare. Ragazzi, Tenerife sta ritornando alla vita, quindi dopo 2 anni
queste stupende isole finalmente stanno di nuovo riscoprendo il loro antico splendore. E infatti il nostro grande supereroe Gold Greg è stato all'aeroporto di Tenerife, dove ha trovato un aeroporto veramente ristrutturato. Ve lo faccio sentire. Tenerife Sud, lo hanno. Buongiorno ragazzi, sono all'aeroporto di Tenerife Sud, lo hanno ingrandito, c'è tutta una nuova zona, un secondo terminal, molto bello, tutto nuovo, c'è parecchia gente, un parecchio via vai, sia nel terminal 1 che terminal 2. E questo vi fa capire che se ingrandiscono un aeroporto, iniziano a collegare. Ieri è partito il primo volo per New York, per la prima volta è arrivato dopo 77 un volo da New York, quindi c'è New York, Boston e pensano di collegare Canada. Il Canada stanno costruendo nuovi alberghi, quindi le Canarie sono la meta scelta per il futuro perché stanno ingrandendo tutto. Stanno veramente investendo parecchi soldi nelle infrastrutture e Ottimo. queste sono alcune destinazioni da tutta Europa, non c'è un solo stato, tutta Europa, Marocco anche. Quindi è un'interessante situazione. Secondo me qua hanno interesse a preservare una certa libertà, una Sicuramente. sorta di enclave per chi può permettersi poi di vivere qua, stanno aumentando tutti i costi, di Infatti. vivere qua o di viaggiare qua. Però per quello che percepisco, non sono in recessione. Io qua non percepisco la recessione. Sono qua da 8 anni, quindi ho visto, pensavo che nel 2020 ci fosse un botto forte, c'è stato, ma limitato. E invece sono ripartiti alla grande con un sacco di investimenti. Ottimo, beh. Quindi bravi, perché anziché sedersi, stanno rilanciando principalmente quello che a loro interessa, il turismo Giusto. e ovviamente residenziale per gli stranieri. Vi dico che i prezzi delle case stanno risalendo e stanno vendendo bene da, insomma, chiacchierate che faccio. Quindi si stanno vendendo bene le case, È anche giusto. dei prezzi che sinceramente io non comprerei mai, però il mercato decide. Quindi Esatto. aeroporto in espansione, tanta gente. Tutto che sta salendo, tutto che sta tornando come il 2019 e vedo dell'ottimismo per quanto riguarda gli affari e la vita. Solito sole, 26 gradi, si sta da Dio, però questo è quello che sto percependo. Dove ho lasciato la macchina? Da qualche parte, insomma. Bravo. Vado a cercare la macchina. Ciao ragazzi! Ringraziamo il nostro grande supereroe di Tenerife, il grande Gold Greg, che ci ha documentato della situazione che sta accadendo a Tenerife, un'isola, anzi delle isole molto belle che finalmente dopo 2 anni hanno di nuovo ripreso la loro attività pure. Specialmente nel settore turistico, tranne in Italia che purtroppo, ahimè, questi criminali mafiosi che stanno al potere, purtroppo di turismo lo vogliono assolutamente distruggere. Infatti, il caro Dracuccio purtroppo deve continuare, ahimè, a finire di distruggere questo paese per ordine dei Rothschild e dei Rockefeller, punto. Lockdown? Oh, no lockdown. Cosa succederà ad ottobre? Ce lo spiega il nostro carissimo igienista mentale. Ciao Maglio. Ciao pure a te, Wayu. Fammi
Facciamo finta che a ottobre, novembre ci sia un lockdown. Sì, sì. Quindi ci obbligano a restare chiusi in casa. Esatto. La cosa è ripetibile perché hanno visto il successo e hanno pesato, tarato l'intelligenza umana di stare dentro le case dopo le 22. Eh sì, perché l'elite hanno trovato la mentalità del popolo italiano una mentalità scema e quindi una mentalità che loro accettano tutte, perciò è... anche che oramai il popoletto sanno tutta la verità, sanno che sono stati presi per i fondelli da circa 2 anni, però peccato che il popolino non hanno gli attributi per combattere contro i loro padroni. Non si poteva uscire e fino alle 18 al bar, sì. Se invece le multe ai bar mentre agli autogrill no, quindi testando la nostra... Vabbè, perché gli autogrill comandano i Benetton, quindi se tu non vai a spendere qualcosa ai Benetton loro si incavolano. L'intelligenza possono facilmente ripetere quello che loro hanno fatto. Probabile. Se dovesse capitare, che cosa fareste? E chi lo sa. Naturalmente non lo posso dire perché altrimenti le censure, lo sai, cari igienisti mentali, come sono quelli di Facebook e YouTube, lo sai molto bene, perciò quando sarà il momento prenderò io una decisione a modo mio, naturalmente se starò in Italia, poi se dovesse succedere il miracolo di andarmene via, allora quello che succederà qui... a tomar por culo. Ragazzi si stanno preparando. Si stanno preparando con l'euro digitale. Tutto. Il lavoro che verrà meno. Perché è sostituito. E infatti, ragazzi, avete visto, avete sentito quello che ha detto The Gold Greg a Tenerife, che sta ritornando il turismo, perché lì hanno intenzione di mantenere il turismo, perché là portano un sacco di soldi e quindi là le Canarie devono essere, come si dice, sviluppate e naturalmente cresciute, quindi mentre l'Italia purtroppo è destinato, ahimè, a una fine caput. Intelligenza artificiale. Ah, il famoso microchip, infatti oggi 2 accattoni vicino a me e vicino alla mia amica volevano qualcosa di soldi, io ho detto, ma io ce l'hai il microchip subcutaneo? E quello ha detto, cos'è il microchip? Lo sai molto bene, io dico i cari accattoni, mendicanti che cercate carità per le strade, voglio vedere che cavolo farete quando non ci sarà più il contante. E quando ci sarà questo microchip cutaneo dove verranno inserito tutto, il credito, i soldi, tutto digitalizzato. Dopo come farete? Come farete? So che voi il microchip lo odiate perché siete gente che non volete essere controllati, quindi... E che vi dico? Dovete solo cambiare paese, punto. Andare da un altro paese dove non approvano... il credito sociale e i microchip cutanei. Voi credete che siano fesserie? Lo so. Io non voglio aggiungere altro. Nemmeno sono io. Sono stanco di ripetere le stesse cose. Ma infatti, perché tanto la gente dicono, ma quando fai il microchip cutaneo? Con calma, con calma. Il microchip cutaneo arriverà. Forse all'interno della mano, oppure in qualche altro posto dove voi conoscete molto bene, quel posto dove voi godete come... non voglio dire parolacce. Quando vi ritroverete in quelle condizioni, poi... Quando vi ritroverete nelle condizioni, dopo vi dovete attaccare solo dietro al filobus del famoso autista di filobus, il grande Big Strunz. Quando
quando ero piccolo pensavo, un'auto che guida senza conducente. Succederà. E infatti, cari amici dell'azienda napoletana mobilità, preparatevi perché tra poco perderete il posto di lavoro. dei robot prenderanno il vostro posto, quindi, oppure faranno un autobus telecomandato a distanza e voi autisti in versione esseri umani non gli servite più, e perché vi daranno il famoso reddito universale. Però il reddito universale non ve lo danno subito. Mi piacerebbe avere il reddito universale subito, E intanto loro vi diranno: tu vuoi avere il reddito universale? Dovrai fare tutto quello che dico io. Dovrai prendere ogni 6 mesi delle gassose arnone. Ogni 6 mesi, se non ti prendi le gassose arnone, noi il reddito universale non te lo diamo. E succederà. Succederà. Oggi siamo arrivati a ciò. Purtroppo. Pensate, ad esempio, ora alla categoria dei taxi. Che crisi subirà? Gli autobus. Ti mando un piccolo video. E non voglio aggiungere altro, ragazzi. No. A volte devi anche preservare il tuo fiato. Appunto. Il tuo respiro. Sempre. Ciao, voglio. Ma come già te ne vuoi? Ah, no, sta facendo vedere il tassì telecomandato. Guardate come guida. Vabbè, dovete andare nel canale dell'ingegnista mentale per vedere proprio il video dove un tassì sta conducendo senza autista. Incredibile. E con il 71M, ragazzi. Infatti. Ma la stessa cosa succederà anche con gli autobus. Ben presto tutti gli autisti, non solo dell'ANM, azienda napoletana di mobilità, ma di tutte le aziende di trasporti in Italia subiranno la stessa sorte. Non più gli autisti, ma sistema di telecomando a distanza, controllato con il 71M, dove gli autobus, i treni, vabbè, i treni, ci sono alcuni treni metropolitane, alcuni già stanno senza autista, quindi funzionano col telecomando, perciò. E ben presto succederà la stessa cosa pure con gli autobus. Cari autisti, che cosa farete dopo? Come diciamo noi a Napoli, dopo farete sole e coppole. E benissimo, amici, anche stasera può bastare qui. E prima di chiudere questo giornale, vi ricordo a tutti di iscrivervi gratuitamente al canale Rumble, dove trovate tutte le notizie di Radio Porcella. Gianfranco è tutto, vi auguro una buona serata e alla prossima con le notizie di Radio Porcella. Ciao!